La mia elezione non è frutto di un asse tra partiti, bensì di un'intesa tra sindaci. Sgombra subito il campo da equivoci il neopresidente di Comunità Montana Valle del Verbano, Simone Castoldi, riuscito nell'impresa di ricucire ciò che fino a qualche tempo fa appariva irrimediabilmente lacerato. Vorrei precisare che dal mio punto di vista è un patto che è uscito tra sindaci. Poi logicamente ognuno di noi ha il proprio credo politico, però siamo riusciti a costruire una squadra che va a prendere un po' tutto il territorio e, se vogliamo parlare di politica, anche tutte le parti politiche del territorio. Però sono convinto che sia un patto tra sindaci. Diciamo che nei nostri piccoli comuni non è tanto il partito che fa la differenza, ma è l'uomo. Eletto pressoché all'unanimità con 30 voti su 32, i due mancanti sono il suo e quello di Laveno Mombello, il numero uno dell'ente rilancia ad Alluino un'azione politica e amministrativa che dovrà consolidare i punti di forza dell'Alto Varesotto, orfano del tessuto industriale, ma ancora importante, attrattivo e nevralgico per altre preziose peculiarità. Dato che ormai nella nostra valle quello che era la grande industria ormai è molto limitata, è risicata all'osso, perciò dobbiamo andare ad intervenire su altre cose, sulla filiera, sulla agricola, anche agricola alimentare di settore. Delicato il capitolo viabilità, con particolare attenzione alla sicurezza sulla statale 394 e quello relativo alla vigilanza sul territorio, alle manutenzioni, alla protezione civile, visti gli incendi che hanno devastato troppi polmoni verdi nelle scorse stagioni. Per quanto concerne la composizione della giunta, gli assessori sono Marco Fazio, Gianpietro Ballardin, Simona Ronchi ed Emilio Ballinari, supplenti Alberto Rossi, Massimo Parola, Marina Salardi e Samuel Lucchini.